Ciao tesori e bentornati nel mio mondo! Oggi scopriremo le creazioni che abbiamo realizzato insieme nello scleriamo insieme con la resina di ieri. Tra l'altro, cioè, raga, io ero convintissima che questa uscisse strabene. Poi, giustamente, mi avete fatto notare nei commenti che ho messo prima lo stelo e poi il fiore, quindi... Niente, secondo me è venuta malissimo, però vabbè, iniziamo con le cose piccoline in cui ho provato tutti i miei nuovi pigmenti e vediamoli insieme. Allora, guardate che belle le tesserine! Adoro! Che wow, questo è bellissimo! Tesori, facciamo così, se vi interessano i nomi di qualche pigmento, scrivetemi nei commenti, mi puoi dire qual è il pigmento B, mi puoi dire qual è e ve lo linko. Wow, anche questo bellissimo, questo non me l'aspettavo proprio così. Questo deve essere Sirius. Poi c'è questo, anche questo bellissimo. Questo mi piace molto. Poi questo molto bello, vabbè, questi sono i classici, sono tipo i mermaid. Oh, questo stupendo. Questi sono in flakes, sono quelli dei villains. Abbiamo capito. Questo anche molto bello. E questo qua è Scar, che è il mio preferito. No, vabbè, sta cosa che ho le letterine dello scarabeo è troppo bella. Posso creare fai, voce del verbo fare. E poi c'è C. Io proprio impazzisco per sto gioco. Ma spostiamosi più qua che il sole mi sta facendo i colori dell'arcobaleno. Oh, e allora, ho colato questo espositore per creazioni in resina o per creazioni in fimo. Vi ricordo che gli stampi li trovate sul sito di geacreations.net. Guardate, l'ho fatto con il pigmentino magico che vi ho fatto vedere nello scleriamo di ieri. Vediamo se riesco a montarlo in modo facile e veloce. Sì, wow! Adoro! Aspettate che lo provo con una mia creazione. Anche se questa è la versione... No, però ci sta... Ci sta bene! No, vabbè! Dai, ragazzi, è super carino! Bello! Bello, mi piace. Tra l'altro vi ho fatto lo spoiler qui su YouTube delle nuove creazioni che saranno disponibili domani dalle 21 sul mio Big Cartel, insieme forse a qualche creazioncina in resina. Comunque, bellissimo, adoro. Ok, prima di vedere le tavolozze, vediamo la cassetta a cui ho messo questo film iridescente. Però non sono sicura del risultato, non lo so. Rifiliamo. Ta-dan! Eccola qua. Wow, ma è troppo caruccia. Questa dopo andrò a decorarla con gli Swellegant, sì. Con gli Inca Silk. Poi, stampo preferito del periodo, lo sapete. Ho inglobato i fiori secchi. In questo qui ho voluto spennellare uno dei miei pigmenti invece preferiti del periodo. Allora, eccolo qui, guardate che bello. Bello, mi piace molto questo come è venuto. Questo, come sempre, andrò a rifinirlo con l'oro ai bordi. Me lo chiedete sempre e... Come vi dico sempre, per i bordi utilizzo il Liquid Gold della Valleio. Questo non è il gold, è il bronzo e non si legge niente. Comunque si chiama Liquid Gold Valleio. E poi a questo, nella colorazione oro antico, unisco questo in polvere della Green Stuff, il Pure Metal. Bene, adesso non vedo l'ora di vedere questo. Vedere l'effetto che ha fatto il pigmentino. Oh, wow! Che bello, mi piace molto. Bello, mi piace l'effetto. È molto luce del tramonto e bello. Oh, ma poi stanno venendo bene. Ragazzi, questo è un fiore secco, non è un adesivo. Voglio farvi notare quanto è venuto bene. Cioè, quando ci sta, dice che sono scema, però questo è venuto bene, lo dobbiamo dire. Allora... Adesso, copriamo prima questo e vediamo un po' che effetto hanno fatto i pigmenti sulla resina trasparente. Vediamo. Mm,
è molto delicate, molto delicato, però forse troppo delicato, forse un po' troppo delicato. Proveremo dopo, a fine video, a mettere un colore di sfondo, perché secondo me la cosa migliora, però mi piace, non è, cioè guardate che bello così, così stupendo, no, mi piace, però serve un colore di sfondo. Ok, vediamo quella con il Petri Dish. Guardate il colore qua come è venuto. Wow, bellissimo, si è un po' aggrinzito. Però vediamo, alla vozza degli artisti. Vediamo che artista è. Sicuramente un macchiaiol. Oh! Oh, wow! Oh, è venuta bene, dai! È venuta bene, mi piace. C'è sempre questo effetto muffa, barra barriera corallina, che a me non fa impazzire, però come tavolozza direi che ci sta, dai, ci sta tutta. Sono rimasta sorpresa, guardate, c'è tutto l'effettino qui, c'è a chi piace, a chi no, a chi fa impazzire, a chi no, però è venuto. Guardate. Direi che è venuto proprio bene. Mo giustamente questa grande deve venire male. Che quelli che mi aspettavo venissero malissimo, in realtà, ragazzi, comunque sto fiore è venuto inglobato alla perfezione. No, veramente, perfezione. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Speriamo, va bene. Oh, che ansia. Pronti? Vabbè, ah, vai, vai. È venuta! È venuta, è venuta! Mamma mia, bellissima! È venuta, raga, bella, mi piace. Qui, guardate che bella. Comunque, raga, la resina Ferton è tutta un'altra cosa, no? Lo devo dire. Lo devo dire, è tutta un'altra cosa. E penso sia... proprio perché se, cioè, vedete un po' di nebbioline, eccetera, non sono bolle, il pigmento, vedete tutti questi puntini, è tutto pigmento, non c'è nemmeno una bollicina, motivo per cui è venuto così bene anche questo, cioè, guardate, è eccezionale. Bene, adesso dobbiamo decorare. Allora, io qui ci volevo andare con l'Incasirc pastellosino, però non lo so, perché mo ho pensato, e se ci andassi su con questo. Ah, ma questo poi ve lo volevo pure dipingere dietro, mo che indecisione, madonna mia. Ma dopo decido questa cosa, no, questa è troppo piccola per cui, vabbè. Oh, ci sta. Madò, bellissimo, che capolavoro. Allora, tesori, momento decorazione, indecisione totale per la scelta di colori dell'edera, perché ho questo Inca Gold verde, però, secondo me pure questo ci sta da Dio. Vediamo come viene. No, raga, non mi piace. Non mi piace proprio, mi sono fermata, non mi piace proprio. Provo con questo verde della Valleio. Non mi piace, non mi piace, no, non mi piace. Ho provato anche col giallo chiaro e non mi piace. Proviamo con questo, poi basta, poi faccio oro, poi dite che faccio sempre oro e non ci stanno buono. Fra l'altro si stanno facendo proprio secchi questi, uffa. Non mi piace. Sento, facciamolo verde e non se ne parla più. Oh, e allora? No, se no stiamo a cattare la mattinata. Dimmi purati cosa fa. Qua non si è capito niente. Serve il verde scuro. Scuro, no? Questo. Ah, boh, ha già capito. Ha già capito. L'ha già fa ora. No, basta. Basta. Perché no? È che stiamo morta su e basta. Poi ci ho messo così tanti colori che non si capisce manco il colore. Direi che questa è la mia risposta definitiva. L'accendiamo. Qua ho lasciato verdino. In realtà quel pigmentino magico mi piace, però adesso un po' mi disturba perché mi rende il tutto un po' sporco. Non so se fare lo sfondo. A voi, a facim. Andiamo fatte trend, facim trend 1. Allora, signori, utilizzando gli Inca Silk vorrei creare questa sfumatura qua. Un po' di cielo all'alba. Cioè, questo non è celestino, il celestino non l'ho comprato, fa niente che se ci passo con vento. Dunque, per chi volesse saperlo, vado a mettere prima il salmon
E lo stendiamo così, ens wir Bob Nind, ma Bob Nind, che miso. Ah, vabbè, devo semplicemente essere un po' più generosa col colore. Ecco qua, ecco qua. Poi andiamo con powder. Questo l'ho imparato a memoria. Sembra molto generosi. Chissà davanti cosa starà avvenendo. Questo non scopriamo nello scopriamo. Un po' di questo perché fa l'effetto nuvoletta. Mi piace, bello, mi piace. Guardate come è rilassante questo colore. Adesso ci metto il Giada. A verità non sembra male, cioè, non, da qui non sembra malvagia la cosa, però è tutto da vedere. Aiuto, il colore sta tutto ai bordi, mi sto inguacchiando tutto. Siamo pronti? Siamo pronti? Oh, è scappata. Ok, allora, non lo so. Tesori, ditemi voi se vi piace o no. Io non lo so, no? Oggi sono nell'indecisione totale, non lo so. È bella come, cioè non è male ovviamente come creazione, però non so se è bella. Allora, poi qua dietro provo a mettere questo e vediamo un po' cosa esce fuori pure qua. Meglio, meglio, non so se si vede, ma va molto meglio con il colore dietro. Queste nuvolette qui le faccio con il salmon. Sì, si piace. E direi che va bene così. Sulla videocassetta poi ci passo questo. Ed eccola qui. No, comunque mi piace. Mi piace. Mo' si sta asciugando il tutto. Lo sto vedendo dal vivo e mi piace. È bello. Sì, molto, anche molto baroccoso. Mi piace, mi piace, mi piace, sta a posto. Bene tesori, io ora più che mai aspetto di leggere i vostri commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate della tavolozza grande, che colori avreste scelto voi, se vi piace lo sfondo. E insomma, ditemi un po' cosa ne pensate di queste cosine, anche di questo esperimentino qui con i pigmenti. Vi aspetto qui sotto nei commenti, grazie mille per supportarmi sempre, io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! No, comunque è belle, eh? Beh, belle, mi piace.